Eccoci ragazzi, benvenuti in un nuovo video su Kiva Rimedia World Warfare. Ho appena finito di fare una partita dove ho fatto la strage ragazzi e sto adesso facendo una modalità per dove praticamente ci sono degli obiettivi. Vediamo di fare la mappa Cittadella e come vedete il ping è zero, ma è un bug quello perché è impossibile che io pingo zero. Vediamo, tra poco comincia la partita, adesso vedo 18, 17, 16, 15, 14, 10, 13, 12, 11, 10. Ecco, adesso sta per cominciare appunto una nuova partita su Kiva Rimedia Warfare, modalità conquista d'obiettivi, dove praticamente si può o difendere o attaccare il castello. Prima sono state in entrambe le squadre perché praticamente mi ha spostato da una parte all'altra. Abbasso un po' il volume. Voglio stare negli agatiani perché mi piace il blu ragazzi, e utilizzerò come sempre l'unità di punta, perché visto che sto facendo questa classe voglio usare questa classe perché mi trovo bene più che altro, ma dicono che tutti si trovano bene con questo, quindi non so a sto punto se fare l'uomo d'arma, vogliamo provare a fare il cavaliere. Vediamo, se facciamo il cavaliere dobbiamo dare le mazzate con la sciona, con la sciona, il cosone. E un'altra cosa porca, no, non so che cosa è successo, non so se mi ha fatto scegliere la classe che volevo io. Fatemi vedere, cambia classe, cavaliere, allora equipaggiamento, fatemi vedere ancora, posso mettermi lo scudo? Scudo a mandorla, che cos'è? Vabbè, proviamo indietro, il cavaliere, eccomi, ecco lui, attenzione con lo scudo a mandorla. Cosa dice di fare? Che significano quelle mani? Vabbè, comunque dobbiamo andare a fare quelle cose dove stanno quelle mani. Allora, questo castello è stato costruito alla base di un vulcano, quindi diciamo l'architetto ha pensato bene, ha detto, quindi se fa cagare poi magari il vulcano ci pensa da solo a toglierlo dalle palle. Molto intelligente lui! Attenzione! Madonna! Ho fatto già la prima uccisione della partita. Attenzione. Questo qua è corrotto. Ecco, l'ho ammazzato con una sciata. Una sciata sola. Ragazzi, dovete sapere che il cavaliere si muove lento come ci avesse la diarrea, però ha più vita di tutti quanti e fa anche i danni overpower. Il problema è che è lento come la morte. Ecco un cornuto. L'ho visto. Il cornuto, anche se non aveva l'erma da vichino, un go l'ho visto. Sta qui da qualche parte, che si nasconde. Vediamo chi c'è qua. Chi c'è? Madò, ho visto una laggata che attira. Madò, è arrivato uno con la spada che si vuole vendicare della morte di. Madò! Io ho ucciso uno e un altro. Madò, ho decapitato uno e un altro invece ha ucciso me. Però meno male non mi ha decapitato, almeno. Posso resuscitare con la testa. Vabbè, è uguale tanto. Vado, guardate questo come ha laggato, questo balestriere. Adesso continuiamo ad andare, vediamo, lungo questa scogliera, ragazzi. Come potete vedere il vulcano sta già eruttando, cioè proprio si vuole, vuole eliminare assolutamente questo castello che sta ai suoi piedi perché gli dice che fa cagare. Questo qua pinga troppo, quindi lo espelliamo. Sì, ho votato per il sì. Questo gioco è molto diplomatico, non so se l'avete sentito la volta scorsa, però questa volta almeno so giocare in maniera decente. Il problema sarà quando dovrò dedicarmi a fare l'arciere. Ecco, guardate questo cornuto, ecco, madonna mia, arriva lui che fa doppia strage con un colpo. Dove vai tu? Oh, che cazzo? Oh, e che? Questo qua proprio incavolato, ha fatto 3 o 4 spadate consecutive, ragazzi, cioè non lo so proprio cos'è che c'aveva questo. Aveva proprio la voglia di fare male, un maledetto di prima categoria. Invece di entrare di là, io voglio entrare da questa entrata dove sta andando Ivan the Red e il colmo è che è vestito di blu. Vabbè, adesso zompiamo da questa parte. Scrido ha abbandonato la partita, un maleducato. Che fa, se ne va a cagare quando è il momento di giocare. Oh, qua ho visto qualcosa. No, qua c'è un altro collega, un altro cavaliere. Ah no, non è un cavaliere, non so che cavolo è, un uomo d'arme forse. Comunque qua si stanno affrontando in due. Oh, non devo fare male al collega. Vediamo se posso cambiare arma. No. Sì, ho messo la mazza, scudo e mazza. Ho l'opportunità di farlo.
perché si può scegliere anche l'arma secondaria, in questo caso col cavaliere. Ecco questo arciere del pene. Ma che cazzo? No! Io ho visto che lo colpivo! No. Questo è scandaloso. Obiettivo con a distruggere le mura con la balista. Io non ho fatto niente, vabbè. Siamo entrati praticamente qua, si spawna poi più dentro praticamente. Ecco, vedete i nemici. Ok, ho eliminato un altro. E là dobbiamo liberare i prigionieri. Ogni mappa ha i suoi cosi diversi. Cos'è che dobbiamo fare? Vediamo. Dobbiamo distruggere sto coso? Ok. Abbiamo liberato gli amici. Un maledetto. Attenzione a lui. Ok. Levatevi davanti alle scatole. Qui, di qua, di qua. Guardate un po' la figaggine. Oh. Beh, come si fa a liberare i prigionieri di qua? Dobbiamo salire su. Saliamo su. Chi c'è là? Un arciere bastardo. Che è appena morto, infatti. Però l'hanno ucciso gli altri. Ecco una gabbia. La gabbia, forza. Ti aiuto io pure. No! Attenzione. Attenzione dietro di te! Attenzione, amico! No! Ti ha decapitato questo maledetto! Chi è? Chi è che da... No! Ha girato prima lui! 7-4, ma no! Ragazzi, voi vedete la partita che ho fatto prima, proprio la strage! Che la strage! Ero entrato in una partita già cominciata e praticamente avevo fatto meno morti di tutti e più uccisioni di tutti. Almeno dalla mia squadra, non ho visto l'altra, però nella mia l'ho notata sta cosa. Guardate un altro là che muore barbariamente. Infatti ci stanno anche dei barbari, tra l'altro, in questo gioco. Attenzione! Madonna, allora. Qui vota sì, io voto sempre sì, perché non si sa mai, escono fuori giocatori, quelli veramente stronzi, che giocano per fare male anche agli amici. Andiamo su. Dobbiamo capire dov'è che stanno le gabbie. Ecco, qua c'è una, per esempio. Ecco, un'altra gabbia. Vai a cagare. Dobbiamo distruggerla. Vai. Dai. Madonna. E dai. E dai, ok. Dai. Chi è? Manca qualcuno? Chi è questo? Un amico. Madò. Che strage che hai fatto, fratello. Oh. Ok. L'ho fatto fuori. Ascia due mani sbloccata. Sì. Questo era quello che volevo io. Adesso posso anche cambiare ascia. Posso mettere... Oh, questo qua. Madonna. Madonna, madonna, madonna. 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 No! Mi ha preso. Qua è un casino vero e proprio. Cambia classe. Allora, cambiamo classe. Nel senso che andiamo in un'altra aula. Allora, no, mettiamo la azza. Non la mazza. La azza si chiama. Proprio così, non è sbagliato. Perfetto, ecco lui, con la azza. Ecco lì uno da ammazzare. No, anzi, azzazzare. Dai, vediamo dov'è. È morto. Manca il tempo di pensarci, è già morto. Mamma mia, che brutta fine che ha fatto. Gli avranno tagliato le parti intime, per non dire il pene. Bene, bene, pene, va bene. Allora, vediamo questo bastardo che c'ha la azza come me. Dove vai? Dove vai? Dove vai? No! Madonna! Mentre giravo! Madonna, è morto comunque quello. Quello è morto non so come. Rompi i lucchetti per liberare i prigionieri. Sì, non abbiamo un tempo. Quindi alla fine... Scusa, com'è che funziona qua il fatto? Vabbè. Non ho capito veramente com'è che funziona. Perché... Ah, c'è il tempo. Ma il tempo diminuisce. Ah, ok. Quindi abbiamo 6 minuti e passa per fare tutti gli obiettivi. Liberare i prigionieri da là sopra. E dove sta la gabbia? Ne! Obiettivo completato. Spezza le cade... Adù, ecco. Oh! Gli ho spappolato la capoccia. Vado, arrivo io, arrivo io, arrivo io. Madonna! No, non l'ho preso. Come ho fatto a non prenderlo? Guardate la guerra. Quanto è brutta la guerra quando vi prendono in uno contro uno e vi mandano a quel... Madonna!
colonna, arriva lui e gli spezza la colonna vertebrale. Libera schiavi C. Come libera schiavi C? Ci stanno gli schiavi del cavolo, ragazzi. Ehi, i vagoni. Che? Beh, come si fa a liberarli? Ah, così! Che bella cosa! Ehi, abbiamo liberato gli amici. Oh, tutti contenti. Oh! No! Oh! Dai! Beh, oh, balestriere! Chissà come deve essere difficile. Che chissà come deve essere difficile. Il balestriere è... è difficile da usare. Un cornuto da dietro, 17. Non sono primo, strano. Comunque prima avevo fatto 12-4 in una partita dove succedeva poco. Però stavano tantissime persone come... cioè erano gli stessi di qua, praticamente. Attenzione, ti venga ad aiutare, fratello. Libera schiavi C, dice che non abbiamo liberati tutti. Perché? Adesso lo verificheremo. Lì qualcuno c'è? Ah, vedete, una volta che si supera questo punto, poi non si può tornare indietro. Una volta che si supera il punto di respawn, là sopra c'è qualcuno che vuole morire. Vediamo perché. Chi è questo? Un amico. Ah! Aspetta un momento, aspetta un momento. Madonna, no, no, no. Madonna! No, meglio che scenda a sto punto, scusate. Perché cioè, non è che io voglio fare le figure di cacca proprio. Oh, ma dove cavolo sta? Chi è questo? Fratello, hai fatto tu la strage, eh? Madonna! Gli ho spaccato la testa. Beh, dove stanno? Ah, li abbiamo liberati tutti. Sì, schiavi B. Gli schiavi bastardi. Guardate questo, come da... Madonna! 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 Oh, è morto. No, ah no, ucciso da un balestriere. Però ho fatto assist. Qua si fanno i punti per ogni colpo che fai. Fai i punti, quindi non è che vabbè, se uccidete è meglio. Però se aiutate un amico fate anche i punti. Quindi non vi preoccupate. Qui c'è un maledetto che vuole morire. Vediamo se è il caso di... ecco, vedete, mo sta facendo un po'. Oh, oh. Che fai? Perché mi fai male? Ma dove stanno gli schiavi da liberare? Stanno qua? Oh, ti aiuto io, schiavo. Ah, ti hanno liberato comunque. Andiamo a liberare gli schiavi A. Dire che stanno a fare schifo è dir poco. Stiamo a 8 minuti, perché poi ci danno il tempo bonus, immagino, no? Per aver completato l'obiettivo. 8 minuti ce la facciamo, e voglio. I respawn sono infiniti, ovviamente. Vedete questi? Vedete, qua ci voleva che stavo là sopra invece che qua giù. Madò. Questo mi ha ignorato. Mi ha ignorato. Oh. Oh, dai, un colpetto. Oh, mamma, mi ha ucciso da una spadata di questo. 11-8. Libera schiavi A. Libera schiavi A. HR American, sì, espelli tutti, tanto alla fine quello che vota è solamente quello che mette il voto, è solamente uno che ha notato sta cosa, cioè quelli che si mettono a notare che gli altri giocano per fare male alla squadra. Io non lo noto. Vedete, questo per esempio è morto, però ma stanno a tirare frecce in continuazione. Oh, razzante. Ah, io guardalo. Madonna. Oh, ma chi che... Madonna, nemmeno il tempo di reagire. Stavano così tanti laggiù. Cioè, stavano in 5. Perché spavano sempre qua? Vabbè, zombiamo all'area di nuovo. Questa partita durerà l'eterna proprio. Muoviti. Dai, spezza le catene per liberare gli schiavi. Completato, rinascere più avanti, primi quadrato. Perché non lo fa? L'ha fatto, perfetto. Distruggi le porte. Dai, distruggiamo la porta. Distruggiamo la porta. Guardate questo che cosa ha fatto. Pure io lo faccio. Attenzione lui. Dai, fratello.
Facciamo il culo al mondo. Dobbiamo salire là sopra. Mamma mia, il castello è nero proprio. Questo è un castello maledetto. Giustamente. Oh! Spero di... Oh! No! Volevo dare molto. Dovete sapere che quando avete il cavaliere siete lenti anche in base all'arma che avete. Siete lenti. Quindi dovete stare molto attenti. Vediamo, per esempio, se io volessi cambiare classe, dovrei fare innanzitutto 71 uccisioni con sto coso per finire completamente l'ascia, il coso, insomma, il martello, quello che è, l'alabarda. Non ho capito nemmeno che cos'è questa cosa in realtà. È una mazza con una parte di ascia, un po' di martello, è un'arma proprio micidiale. Il problema è colpire al momento giusto. Ecco, vedete lì, per esempio, c'è un maledetto. Io spero di farlo fuori. Ecco, vedete. Madonna. Ehi. Oh. Ma che niente. Non laggava pure quello, perché vedevo che mi colpiva certe volte. Una cosa allucinogene, non allucinante, allucinogene. Vediamo di rompere questa porta, perché non l'ho nemmeno vista. Dov'è che sta? Qua attraversiamo le texture in maniera strana. Sto gioco è mal ottimizzato e mi chiedo perché in determinate cosine non vanno bene. L'avrebbero potuto aggiustare. Che l'avrebbero potuto aggiustare invece. E vabbè. Ma vediamo qua che sta succedendo appunto la strage. Distrugge le porte della cittadella, fatto. Non so chi l'ha dato il colpo, comunque sono pure aumentato di livello. È proprio... andiamo proprio alla grande. Beh, uccidiamo il Lord e facciamola finita. Il Lord nemico. Che poi se cambio arma dovrei utilizzare la scudo e coso. Ma proviamo. Proviamo a cambiare. Cambia arma, così. Scudo e mazzo. Io non metto terza persona perché così è più bello. Potete vedere bene. Non so se io, lo spero di averlo aiutato a questo. Beh. Oh, ti ho ammazzato con la mazza. Il Lord, bisogna far fuori il Lord. Qua ci stanno i maleducati che si mettono a farsi saltare in aria perché sono dei kamikaze del pene. Oh, vabbè, il Lord è giustamente forte. 16-13. Almeno in positivo. Almeno quello. Ci sono tanti che stanno facendo partite in negativo, anzi. Vediamo di rimettere di nuovo quell'equipaggiamento di prima che mi è piaciuto per quel poco che è durato. Beh, ok. Due volte il tasto giù per mettere, prima si possono mettere i pugni e poi il scudo e spada. Scudo e mazza. In questo caso mazza. Poi credo le armi corte, insomma, bisogna specializzarti bene perché sono veloci, quella è la cosa bella. Oh, hanno ucciso! Madonna! Madonna, e tanto è finita la partita, cornuto. Ah, fatto bene. È finita la partita, è finita la pacchia. Bene, posizione 7, nel senso che abbiamo raggiunto il livello 7. Ebbene ragazzi, il video è durato al macello proprio di Dio. Poi probabilmente ci saranno pure i tagli, voi non nemmeno lo sapete. E finisce qua questo video, ragazzi.